Ciao, buongiorno, bentornati a questo nuovo video. Oggi siamo all'Alpe del Vicerè, saliamo sulla cresta della dorsale dell'Ariana con Stefano. Stefano, ciao. Qui partiamo dall'Alpe del Vicerè, abbiamo parcheggiato, adesso iniziamo a salire per Capannamara per arrivare su in cresta. Buona visione. Stiamo salendo, la salita non è ripidissima, per cui è alla portata praticamente di tutti. È carino perché, a differenza della caldazza che c'è giù, la temperatura è veramente gradevole, no? Sta benissimo. Adesso inizia a strappare un po'. Benissimo. Manca solo un po' di polenta, ma ce ne faremo dopo. Adesso saliamo, Capannamara è aperta, e ci mangiamo la polentina. Tanto vale la pena, no? Inizia lo strappettino, adesso strappa. La prossima volta ce la facciamo in bici, eh? Sì, sì. Come no? Sì, sì. Una cosa carina è che in montagna si salutano tutti. C'è una cosa che non ho mai capito. Però, ci si saluta vicendevolmente. Una cosa educatamente avvicendevolmente. Uff, mi sa strappare un po'. Però va bene, dai, tutto allenamento. Yes. Yes, sì. Viene giù di brutto. Sì, il sentiero non è proprio esposto. Sui bordi, purtroppo. Proseguiamo adelante. Siamo quasi arrivati in cresta alla dorsale. Prima tappa del nostro giretto di oggi. Procederemo dopo verso il bollettone o il palanzone. Adesso ci rilassiamo due minuti, ci idratiamo. Comunque fa ancora caldo. Sì, c'è umido più caldo. Sì. Circa 1150 metri d'altezza, vabbè. Va bene, vediamo un po' di cartellonistica. Erba ferrovia Milano, 2 ore al treno. Guarda che quanto siamo alti qua. Circa 1150 metri. Siamo arrivati a Capannamara. Mi dice 1130 metri. Sì, beh, siamo più o meno. Sì. Ecco, c'è Capannamara, stiamo aspettando i panini. Salamella, panini stelle. Leggerissimi. Panino con la salamella, proprio il panino d'escursione. Capannamara, adesso ci riposiamo un attimo e poi andiamo su verso il bollettone e il palanzone. Adesso vediamo un po' cosa fare dopo pranzo, se riusciamo ad alzarci dalla sedia. Siamo nel punto più alto, vicino a Capannamara, non so se si vede il panorama. Come ripeto, c'è un po' di foschia e purtroppo non si vede. Peccato, ma così non si vede. Non so. Prendiamo il cammino, andiamo verso il Monte Bollettone. Abbiamo rinunciato al palanzone perché è un po' lontanino da fare nel pomeriggio, soprattutto dopo aver mangiato un bel panino con la salamella. Per cui ci avviamo verso il Bollettone, verso una strada che comunque strappa abbastanza. Digeriremo in fretta il panino, Ste? Eccoci qua, strada facendo. Abbiamo incontrato il panace. Questa è una pianta da non toccare assolutamente perché provoca delle ustioni gravissime alla pelle, è veramente pericolosa, lascia segni indelebili, per cui non toccate questa pianta se la incontrate sulla strada. Fusto alto circa 170 centimetri. Intanto facciamo il video a queste bellissime farfalle, ma la pianta non è assolutamente da toccare, è pericolosissima.
Siamo in cresta alla dorsale dell'Ariana. L'avevamo fatta qualche anno fa in mountain bike. Adesso ci facciamo un pezzettino di dorsale a piedi. Nonostante il cielo sia coperto, tutto sommato meno male, fa veramente caldo. Senti qualche arietta, senti qualche che ce la ribecchiamo. Un'altra take del panorama, anche se essendo purtroppo tutto in foschia si vede pochissimo. Uff, arrampica bene. Una ripresina al resegone sullo sfondo. Non so se si vede, maledetta giornata. Ce ne sono state di migliori sicuramente. Guardate che bello sto sentiero. Chiuso tra le fronde, un po' più fresco del sentiero aperto che adesso andremo a fare sotto il sole a picco. Io ho dimenticato il cappello, a differenza di Stefano non ho neanche i capelli. Hai dimenticato anche quelli. E ho dimenticato anche quelli, esatto. Opla, piccola discesa, ovviamente. Chi non è abituato a camminare in montagna, paradossalmente la discesa è più dannosa per i legamenti che la salita, caviglie e soprattutto ginocchia. Un altro scorcio alla dorsale, questo sentiero in cresta dal quale stiamo venendo e stiamo andando verso il monte Bolettone, siamo quasi arrivati. Siamo usciti dal bosco e siamo praticamente in cresta, per cui se riesco ad allontanarmi dall'ape che mi sta ronzando intorno, un calabrone che penso che voglia uccidermi, mentre alla cima della dorsale si vedranno i due rami del lago. Eccolo qua, ramo del lago di Como. Eccolo. Valeva la pena, dai, panorama bellissimo. Ma c'è il rifugio? Sì, sì. Rifugio Bolettone, adesso ci arriviamo. Stradina ripida, mi prendo in mano le bacchette perché è veramente una scala. Un piano di cresta, siamo sulla strada. Visuale sul panzone e sul sentiero che porta al rifugio di Ella. Leggermente sudato, accaldato. Questa è la dorsale dell'Ariana, lago di Como, Svizzera. Parte lecchese della dorsale, Confusiano e Montorfano. Fa veramente un caldo spaventoso. Andiamo al rifugio Bolettone. Ci siamo! Croce del Monte Bolettone. C'è qualcuno che è riuscito a salire in mountain bike. Veramente tosto. Bravo, me l'ha fatta a piedi con un caia americano. Meraviglioso. Ci siamo! Il balcone del Monte Bolettone. Eccolo.
qui c'è tutta la leggenda delle montagne che si vedono. Davvero la connessione internet, c'è un bellissimo programma di realtà aumentata davvero che gli dice ti fa vedere, esatto, tutti i nomi delle montagne che vedi. Quello è il Monte San Primo, mi sa. Come questo? Sì. E ci siamo saliti in mountain bike qualche anno fa. Rano del lago di Como. Continua della dorsale. Pianura padana, un po' di arietta. Meno male. Metta! Il nostro piccolo Everest l'abbiamo raggiunto. 238 metri. Insomma, siamo partiti da... eravamo abbastanza bassi. Bello. Sì, questa è la cima proprio del bollettone. Adesso ci riposiamo un pochino. Iniziamo la discesa verso l'Alpe del Viceré. Dove? Su. Davanti a te, in alto. Eccolo. Preso. Lo prendo. Sta pensando di salire, guarda, ha preso una corrente ascensore. Salgono in cerchio. La Madonnina del Monte Bollettone. Iniziamo la discesa senza un po' d'ombra. Ore 14, sole a picco. Però almeno in discesa. Vuoi che mica che faccia caldo ad agosto? Ah, va. È vero che adesso non ci sono più le mezze stagioni, però. Dovrebbe essere tutta liscia e tutta dritta. Rifugio Bollettone, purtroppo chiuso. Stranamente, ma non mi sembra chiuso da così poco. Mi sembra chiuso da... sembra chiuso effettivamente da un po'. Può darsi per il discorso pandemia e quant'altro. Ma scusi, ma stiamo... perché di qua scendiamo solo noi, non c'è nessuno? No, effettivamente no, tutti scenderanno penso dall'altra parte. Questo dovrebbe essere il Cardo Mariano, altro punto molto panoramico. Siamo belli ancora abbastanza in alto. Continuiamo 1230. La nostra discesa. Guardate il cappello di Stefano, che figata. Qui siamo ancora in sta discesa tipo 30 gradi, cazzo, va quasi completamente verticale. Adesso si copre un po', quindi niente sole. Meno male, fa un po' meno caldo. Questo era il Sentè dei Carei, il sentiero dei carretti, mi sa. Siamo praticamente arrivati all'Alpe del Viceré. Discesa un po' faticosa perché lunga e non mollava mai. Non ha mollato un minuto. Adesso facciamo il secondo giro. Siamo al Jungle Rider, siamo praticamente quasi arrivati alla meta. Alpe del Viceré, ex colonia per bambini, costruita durante l'epoca fascista, adibita adesso a parco, dove si può venire a riposarsi, fare un barbecue. Questa è stata la base del nostro punto di partenza e di ritorno. Adesso ci sediamo a rinfrescarci, bel bicchiere d'acqua. Ok, siamo arrivati alla base,
ci rifocilliamo un pochino, belli disidratati. Ci vediamo al prossimo video, grazie di aver partecipato, una buona giornata.